Ma è vero che c'è un pericolo democratico, come dice Landini? Credo che sia indubbio che c'è una torsione rispetto al rapporto con il Parlamento, un'idea che il potere legislativo stia tutto nel governo invece che nel Parlamento, e questo è distante dal dettato costituzionale. Un referendum è la soluzione per voi per cercare di cambiare questa riforma del lavoro? Noi abbiamo detto che presenteremo una proposta di legge di nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, e che se sarà necessario lo sosterremo anche con delle forme abrogative, ma il cuore è la nostra proposta di un nuovo ordinamento del diritto del lavoro che è stato ampiamente saccheggiato dai provvedimenti del governo. Il referendum, guardate, va benissimo, secondo me non ha alcun fondamento, non è uno strumento adeguato a condurre questo tipo di battaglia politica. La polemica che si leva da più parti è che appunto nella stesura di questo provvedimento il parere delle commissioni sia stato praticamente ignorato. E questo è totalmente falso però. I pareri delle commissioni sono pareri molto ampi che sollecitavano parecchi punti. Buona parte di quei punti sono stati introdotti, sia nel parere del Senato che della Camera, nel decreto del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Quello che non si è accolto è il punto sui licenziamenti collettivi. Quella è l'unica parte del parere che il governo ha deciso di non assecondare. Il rapporto tra il governo e il Parlamento rispetto ai decreti applicativi di una legge delega preveda il parere. Normalmente in politica si usa che se delle commissioni unanimemente indicano un punto, il governo dovrebbe tenerne conto. Il fatto che non l'abbia fatto rappresenta sicuramente un vulnus.